summer paradise. È un nuovissimo appuntamento di Fiere Dintorni, è un appuntamento incentrato all'interno del Marina di Pescara, questo splendido porto sulla riviera adriatica. È un appuntamento che mostra un'edizione zero di una manifestazione fieristica chiamata Sottocosta per le imbarcazioni, per i mezzi da diporto, per il turismo del mare e per gli sport dedicati a questo splendido mare adriatico, tutti strutturati in un percorso davvero molto entusiasmante che stimola questo settore nautico rimasto un po' dimenticato in questi anni e che vede in questa location davvero uno splendido luogo dove poter scoprire tantissime novità. Ma noi con Fiere Dintorni non veliamo oltre, sapete perché? Perché dal Marina di Pescara con Sottocosta amplifichiamo per voi il mondo al cubo. Benvenuti alla Fiera Nautica Sottocosta! I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh! Tell 'em. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away. Presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, questa è l'edizione zero di una manifestazione che vede spiccare il Marina di Pescara e soprattutto la nautica da diporto, le imbarcazioni in maniera davvero esponenziale. Ci avete creduto? Ma quali sono fondamentalmente i focus che la Camera di Commercio insieme alla Sonautica e al Marina di Pescara vuole mettere in risalto di questo mare adriatico e di questo settore? Allora, questo è un settore che è vitale per il nostro paese vive in simbiosi completa con il mare, è un paese bagnato nei tre lati dal mar Mediterraneo e via dicendo. È nostro dovere, soprattutto la Camera di Commercio, che ha in concessione questo bellissimo porto turistico che vorrei ricordare come posti barca il terzo d'Italia, è il nostro dovere puntare su una manifestazione che fosse incentrata sulla nautica. Devo dire la verità, non mi aspettavo questa qualità espositiva. Mi stanno stupendo sia la struttura della Camera di Commercio, ma in Marina di Pescara stessa e l'Assonautica che ha seguito e ha curato e ci ha supportato per questa iniziativa. Devo dire la verità che la presenza anche di espositori importanti, di aziende importanti, ci fa ben sperare per il futuro e noi su questo settore e sul nostro porto turistico ci continueremo a puntare e a investire. Alfredo Malcarne, presidente Assonautica Italiana Nazionale, è una presenza importante all'interno di questa edizione zero di Sottocosta. Che cosa dobbiamo fare per favorire la nautica associata al turismo? Intanto è un progetto che parte da qualche mese, abbiamo già 14 camere di commercio che aderiscono al progetto. Con la Camera di Commercio di Pescara chiudiamo la prima tranche di porti da certificare. I marina, i porti sono delle strutture di accoglienza turistica, il turismo nautico esiste ed è vivo, che la promozione delle coste si fa anche attraverso un investimento in qualità, in erogazione di servizi. E, insomma, partiamo bene, il RINA certificherà i diversi marina che aderiscono all'iniziativa, compreso questo. Siamo convinti che i numeri del turismo nautico potenziale hanno delle possibilità di amplificazione nell'ordine del 50-60%. Abbiamo una quota residuale di turismo soprattutto stagionale, la nostra intenzione è quella di destagionalizzare promuovendo i marine, promuovendo le coste, di utilizzare i nostri marina attraverso le convenzioni specifiche con le società di charteraggio mediterranee che nell'Adriatico lavorano poco rispetto al potenziale di utilizzo. Abbiamo intenzione di riempire i nostri marina attraverso questa attività di certificazione di qualità.
e attraverso la promozione sui mercati internazionali. La nostra missione è quella di potenziare il settore del turismo nautico, di investire sui marina e sulla promozione delle coste, ed è quello che faremo nei prossimi anni. Uno dei partner strategici di questa manifestazione alla sua edizione zero è Assonautica. Io sono con il presidente Assonautica di Pescara, Francesco Di Filippo, nonché anche dirigente di Assonautica Nazionale. Quanto è importante che le persone si avvicinino e siano sensibili a queste argomentazioni, quindi alla nautica, alle imbarcazioni, a quelle che sono anche le tecniche e la formazione di questo settore? Bene, ha detto proprio bene. Infatti la Camera di Commercio ha voluto, insieme al Marina di Pescara, realizzare questo evento espositivo, e c'è una ragione, perché è vero che la nautica è una fruizione del tempo libero, è vero anche che spesso la nautica viene abbinata agli evasori o viene abbinata alle persone che hanno disponibilità economiche. Invece noi dobbiamo sfatare questo mito. La nautica è un settore del mare, dell'economia del mare, ma soprattutto è un settore che ha un moltiplicatore di reddito molto molto importante, nel senso che 1.000 euro investiti nella nautica producono 4.560 euro a valle. In questo ambito l'evento è rivolto sia agli operatori del settore, ma è rivolto anche a tutti coloro che invece possono avvicinarsi a questo settore, possono capire, scegliere una barca, un natante a costi accessibili, possono studiare e capire che è possibile fare una vacanza in barca ad un costo normalissimo con una qualsiasi altra vacanza, con un'esperienzialità però che non è uguale, anzi è superiore ad una vacanza normale. C'è la possibilità per i giovani di capire che c'è la possibilità di fare uno sport come quello della vela dedicato al mare, è accessibile, non necessariamente devi avere una barca o devi avere i soldi. Aver organizzato questo momento, che quindi è una vetrina anche tecnica per gli operatori della nostra regione, ma anche, ci sono anche operatori nazionali, penso che sia stata veramente l'idea vincente. Questo è l'anno zero, l'abbiamo chiamato anno zero proprio perché era una scommessa. Il successo, come dice lei, è riscontrabile già da oggi nell'immediato. Sicuramente l'evoluzione di questo momento fieristico, che avrà sicuramente un buon andamento, sarà quello poi di concentrarlo anche, possono essere anche degli approfondimenti, come per esempio anche all'interno di questo momento espositivo di 4 giorni c'è quello dedicato all'innovazione tecnologica, alla progettazione nautica, il salone quindi dell'innovazione, anche del brevetto industriale, quello è già un filone. C'è la parte che riguarda il turismo nautico, ad esempio, che come Assonautica Italiana stiamo anche portando avanti, perché la nautica oggi è ancora considerata navigazione e il diportista è un navigatore e non è considerato un turista. Allora, perché non approfondire, fare un salone del turismo nautico, cioè anche della vacanza in barca? E quindi possibilità di workshop B2C e anche B2B, e soprattutto B2C, in tanti settori che la nautica può esprimere. Bruno Santori, patron di questa edizione zero, di questa fiera sottocosta, l'importanza di aver fatto tutto questo e di averlo fatto così bene, e soprattutto l'obiettivo da raggiungere. Sottocosta effettivamente nasce dall'esigenza di dare una risposta al settore della nautica, un settore che non fa capo solo al Marina di Pescara, ma che si estende anche al di fuori dei suoi confini. La nostra provincia, il nostro litorale è costellato da circoli, rimessaggi, attività artigianali e di servizio che fanno riferimento proprio al settore della nautica. È un settore che negli ultimi anni ha attraversato notevoli difficoltà a causa della crisi in generale, ma anche a causa di una serie di provvedimenti governativi che hanno fatto fuggire dal nostro paese il 30% della flotta.
Noi abbiamo voluto dare come Camera di Commercio e come Marina di Pescara un segnale cosiddetto anticiclico, cioè di quelle misure che si mettono in campo proprio nei momenti di crisi per aiutare quello specifico settore. Il nome di questa manifestazione è Sottocosta, una scelta particolare, un nome unico, non Salone Nautico. È stata una scelta ponderata, ma che crediamo rappresenti bene l'obiettivo che vogliamo raggiungere. È quello appunto di dare spazio alla nautica, alla piccola nautica, al natante, all'imbarcazione fino a 10 metri, alla pesca sportiva. Ci sono tantissimi appassionati di queste attività nella nostra regione. Abbiamo voluto distinguerci proprio dai grandi e faraonici saloni dedicati alle imbarcazioni di lusso e richiamare in qualche modo il pubblico di tutti i giorni, l'utenza di tutti i giorni. Ingegnere Lorenzo Policardo, non solo patron del Salone Nautico Internazionale di Venezia, ma anche con un trascorso e tante competenze per il Salone Nautico di Genova. Per prassi si definisce normalmente edizione zero, una prima manifestazione, però onestamente da quello che vedo gli darei già il titolo di uno, perché se l'è guadagnato e conquistato. Posso dire, per quel poco di esperienza che ho, che il passo è veramente quello giusto. Ho espresso soddisfazione anche personale, non solo per le realtà che rappresento, agli organizzatori di questo evento, perché hanno certamente saputo coniugare un format molto adatto, molto giusto, che è quello della piccola media nautica, della promozione del diportismo con tanti eventi collaterali, coniugare anche l'esigenza, le opportunità per gli operatori di poter fare business in un weekend lungo, devo dire molto indovinato. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Questo settore ha bisogno di essere promosso, ha bisogno di non solo di rispondere alle domande, ma di sviluppare la domanda, quello di far tornare la voglia di nautica. E devo dire che l'itinerarietà sarà data auspicabilmente dai tanti territori come questo che con fatica, con sacrifici, con l'aiuto delle imprese ma delle istituzioni valorizzano l'andar per mare, il tempo libero, la cultura, la sicurezza, l'educazione nelle scuole, veramente per far tornare voglia di nautica. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme. Io sono con la designer Claudia Ciccotti. Cosa significa fare innovazione e credere nel design nautico in questo momento così particolare di questo mercato? Allora, anzitutto voglio dire che per me è stato un grande piacere e un onore collaborare al progetto Sottocosta, promuovendo il Salone delle Idee e dell'Innovazione che ho curato. Vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Parlando di nautica a 360 gradi non si può prescindere dalla progettazione, da quello che è il mondo delle idee. Pochi sapevano che a Pescara ci si laurea in architettura, come è successo a me, in design nautico. Quindi io ho voluto portare all'interno di Sottocosta il mondo delle idee dei nostri progettisti che vengono a studiare architettura a Pescara e che hanno prodotto lavori, tesi, concorsi di progettazione nautica che hanno fatto successo anche fuori. Stessa spiaggia, stesso mare. Per fare innovazione nel nostro territorio dobbiamo parlare di tante cose, ma soprattutto di incontro tra progettisti e aziende del territorio. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Star sul mare significa anche conoscerlo dal punto di vista della formazione, formarsi per diritto ed economia, vede un suo coronamento con un master istituito dalla Camera di Commercio di Pescara, che è il master universitario di secondo livello in diritto ed economia del mare. Questo master permette di avere delle conoscenze sia a livello di diritto, ci permette appunto di conoscere come funzionano effettivamente le varie discipline, le varie leggi
che ci sono sul mare, ma anche da un punto di vista economico. Con questo master si può lavorare sia nel settore legale che sia nel settore finanziario, appunto della contabilità di un'azienda. Può essere una qualsiasi tipo di azienda, che può essere anche un'azienda croceristica, oppure possono essere anche degli interporti che non sono strettamente collegati a stretto contatto con il mare, però appunto servono tutto quel bacino appunto di servizi che può aiutare al porto comunque al mare. Io consiglio di frequentare appunto questo master perché il mare ha tanto da dare, quindi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico. E quindi potrebbe essere veramente un punto di partenza per uscire appunto da questa crisi. Io sono con la signora Cristina, di Cristina Gioielli, e abbiamo dietro una scritta nautica. Cosa significa essere anche di moda quando si utilizza un mezzo da diporto, una barca, un'imbarcazione? Ma vuol dire anche avere qualche accessorio che comunque è inerente a quello, che può essere l'orologio, può essere il braccialetto, può essere una rosa dei venti, cioè qualsiasi cosa che comunque abbia un richiamo verso il mare. Caratteristica di questi accessori, di questi orologi da proporre a coloro che navigano? Orologi di vari modelli, può essere con l'acciaio, può essere in cordura, che comunque è un materiale che è molto utilizzato per chi va in barca sia a vela che a motore, può essere tutto quello che è un crono, può essere tutta una serie di cose così. Io sono con Carlo Cecamore, dal 1956 una garanzia per tutti coloro che navigano. Cosa è necessario per chi naviga da diporto o comunque utilizza un mezzo nautico dal punto di vista delle telecomunicazioni per sentirsi sicuro? Beh, con l'espansione sicuramente della nautica da diporto negli ultimi anni c'è stata anche una grossa necessità per la sicurezza in mare, per cui le telecomunicazioni, le comunicazioni in genere sono necessarie oggi per avere la possibilità e di comunicare in sicurezza con capitaneria di porto o altre imbarcazioni, ma soprattutto per avere il panorama delle altre barche che circolano, che navigano nelle aree circostanti. Così anche nelle barche abbiamo la possibilità col wifi, con l'AIS, l'Automatic Identification System, di controllare, visionare, visualizzare tutte le barche che ci girano intorno e di comunicare anche con capitanerie di porto, comunque gli organi competenti per la sicurezza. I prodotti più richiesti sono ovviamente tutti quei sistemi che oggi danno la possibilità di visualizzare la cartografia, così come nella macchina si utilizza il navigatore satellitare, anche in mare oggi è indispensabile avere la cartografia, il punto nave, dove si è, dove si vuole andare. In questo percorso espositivo della Marina di Pescara, in questo Sottocosta la sua edizione zero, incontro uno dei cantieri più conosciuti della città di Pescara con la titolare, che è Susanna Granchelli, e uno dei responsabili, Matteo Dighero. Il discorso dell'Enjoy River è nato 4 anni fa. Siamo un piccolo polo nautico, ormai insomma nel corso degli anni piccoli marchi che si sono aggiunti, insomma è diventato un collettore di servizi, e ad oggi è un luogo nel quale ci sono, c'è un ristorante, ci sono le banchine, c'è il cantiere vero e proprio di riparazione, c'è un'area di rimessaggio, c'è un centro servizi nel quale confluiscono insomma una serie di marchi che aiutano e vengono incontro alle esigenze della clientela, e insomma in questo senso è un polo nautico. Noi siamo lungo fiume, a più o meno un miglio dall'imbocco del Porto Canale, per cui insomma anche facilmente raggiungibile. Veniteci a trovare, ecco. Navigate a pescare, navigate verso Enjoy the River, perché? Perché innanzitutto pescare è meravigliosa e perché noi siamo i migliori. Sometimes he thinks that he's on his way, but I could see that his brake lights are gone, and he just won't.
E siamo qua con Watch Arc e Ania Verrini, che hanno organizzato la sfilata da sottocosta per ciò che sono le nuove tendenze mare. Watch Arc è un negozio che esiste dal 1992. E trattiamo parecchia attrezzatura tecnica, snowboard, skate e quant'altro, e adesso abbiamo arricchito anche la collezione con tanto abbigliamento come avete potuto vedere. Per quest'estate White Shark propone, diciamo, iridescenze, batik, tutte quelle che sono fantasie molto new age, purché rappresentino, insomma, l'essenza di ciò che andiamo ad indossare. Com'è andata? Le chiedo un rendiconto e soprattutto quali sono stati i feedback ottenuti da queste frequentazioni dai visitatori e dove potremo arrivare. Io credo che forse il feedback più importante sia che stanno nascendo dei rapporti, stanno nascendo delle propositività. Ecco, quindi questa è forse la cosa più importante. Che cosa può fare e dove può arrivare? Sicuramente va fatta un'azione di tipo culturale. Bisogna sconfiggere il pregiudizio che la nautica sia un'attività dedicata solo ai ricchi, solo a chi ha tanti soldi. È vero, ci sono i proprietari degli yacht, delle barche di lusso, ma ci sono anche tantissimi armatori di barche fino a 5-6 metri, la cui unica passione è quella di il fine settimana salire sul proprio guscio e passare qualche ora a contatto con la natura e con il mare. La nautica è per tutti, è uno sport, è un'attività sana che può crescere e soprattutto può portare grossi risultati economici alla nostra regione. Noi dobbiamo guardare al futuro. Pescara, per la sua posizione, è naturalmente un ponte verso i Balcani, è un punto di confluenza tra il sud e la parte dell'Emilia-Romagna, non ho pretese di andare più su, e siamo la dirimpettaia della nostra capitale. Noi siamo abituati a stare con i piedi per terra, a fare qualche scommessa, a investire, perché è nostro dovere investire in questo momento così particolare dell'economia del nostro paese, ma guardiamo con ottimismo al futuro, ma senza fare troppi voli pindarici, perché poi quando si casca dall'alto ci si fa male. It's your godforsaken right to be loved, 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 loved. Siamo certi che ormai la scelta è stata vincente, sarà sicuramente un momento più ricco di quello di oggi, e le opportunità, le sfaccettature, gli approfondimenti sia tecnico, culturali e anche commerciali che ci potranno essere nel prossimo appuntamento saranno sicuramente, sicuramente molto interessanti. Our time is short, this is our fate. Gli inviti ne formulerei due. Allora, il primo alle aziende, che è quello di crederci, ma il secondo verso l'utenza, verso i giovani e meno giovani. Se tu hai soltanto che un po' di voglia di andare per mare e di passare il tuo tempo libero sul mare, basta poco, basta veramente provare a fare un giro in barca per capire cosa significa e probabilmente non l'abbandoni più la nautica, questo è un dato di fatto. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try. Il Marina di Pescara vi invita all'edizione di Sottocosta del 2015 e augura a tutti quanti buon vento. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the season. La nautica è uno dei volani dell'economia del nostro futuro. Virtue, I won't hesitate. No more, no more. E si è concluso anche questo appuntamento di Fiere Dintorni, tutto dedicato, incentrato a questo Sottocosta, alla sua edizione zero. Il Marina di Pescara ha strutturato un percorso davvero estremamente emozionante, svelandoci tutte quelle che sono le novità in questa regione Abruzzo e non solo, su tutta la fascia costiera adriatica, dedicate alla nautica, al diporto, al turismo del mare, agli sport che vedono il mare come protagonista. C'è ancora tanto da fare, questa fiera ne ha dato i primordi.
quindi ha visto come reti di impresa il modo per sviluppare, per aggregarsi in modo di uscita di questo settore. Insomma, cos'altro dirvi? Vivete il mare, navigatelo, ma navigatelo scoprendo i segreti, frequentando sotto costa e guardando le immagini di fiere dintorni che per voi all'interno del mare e con sotto costa amplificano il mondo al cubo.